Allora, siamo proprio nei secondi del dopo iniziativa di Donna Più 2011, una prima iniziativa, un primo evento legato alle donne, all'imprenditoria anche legata al femminile, in una giornata particolare che si è voluta dedicare da parte dell'associazione Insieme per Nemoli alle donne e al loro ruolo importante nella società. Sì, appunto noi quest'anno in occasione del premio per Donna Più 2011, che ricordo è la seconda edizione, la seconda edizione, abbiamo voluto parlare di lavoro, principalmente del lavoro delle donne. Perché di lavoro? Perché quest'anno è stato, quest'anno dico dal 2010 in poi, è stato un anno particolarissimo per il mondo del lavoro. Siamo partiti con la rivendicazione di un posto di lavoro dai tetti, siamo passati attraverso la vicenda Fiat e man mano il lavoro è diventato sempre più che un diritto un problema. Quindi noi in occasione della giornata internazionale della donna abbiamo voluto rimarcare questo evento parlando appunto di lavoro, e anche il premio è stato dedicato appunto al lavoro. Infatti abbiamo premiato le due ragazze che hanno ideato e conducono la maglieria Penelope di Rivera, che da oltre 25 anni, superando le difficoltà e tutto ciò che ostacola l'imprenditoria qui nel sud, stanno producendo e creando delle confezioni prettamente artigianali che poi dalla sfilata ci siamo resi conti anche belle capi, ed è una bella collezione veramente. Infatti Giovanni, abbiamo notato tanta vitalità nel corso della serata, sono state coinvolte moltissime ragazze, c'è stata una sfilata di moda molto riuscita alla fine della manifestazione, quindi diciamo la vostra associazione ha voluto mettere insieme un momento di riflessione, di approfondimento, ad un momento anche un po' di vetrina, perché no, insomma, delle attività. Sì, sicuramente, più che vetrina abbiamo voluto veramente proporre al pubblico e agli ospiti che abbiamo avuto la produzione che questa maglieria crea, perché noi riteniamo che sia comunque una produzione di qualità, visto che il premio riguardava in prima persona loro, con la sfilata era una testimonianza per dire che quando le cose si fanno perché ci si crede in modo convinto, serio, poi i risultati vengono, con fatica ma comunque vengono i risultati. Giovanni, la tua è un'associazione che parte da Nemoli, ma l'esempio di questa sera dimostra che si vuole allargare al territorio e vuole coinvolgere un'area più vasta, in questo caso la Valle del Noce. Sicuramente sì, io l'associazione Insieme per Nemoli ha una vita di 2 anni e mezzo, al momento che l'abbiamo presentata io l'ho presentata come un'associazione che guardava il territorio, perché credo fortemente in questo, poiché solo guardando al territorio, interagendo con le altre comunità, con i paesi a noi vicino, possiamo trovare dei risultati, altrimenti comunque siamo destinati sempre ad avere grosse difficoltà e quindi a concretizzare poco. Grazie Giovanni. In questa seconda edizione del premio dedicato alle donne è stata scelta una donna, delle donne di Rivello, una attività imprenditoriale di successo importante. Ecco, per l'assessore Florenzano, che ricordiamo è di Rivello, una soddisfazione in più, oltre a quella di un premio per le donne. Oltre al premio di genere, un premio alle donne che lavorano, molto spesso, ed è alle cronache, spesso in TV viene raccontato, l'Istat ce lo dice, le donne studiano di più, lavorano meglio e ottengono risultati più importanti degli uomini. A Rivello l'imprenditoria e l'esperienza lavorativa di queste due ragazze è importante, perché ci troviamo nel sud in un contesto depresso, in un momento di grave crisi in cui le donne anche a Rivello, come in tutta Italia, dimostrano che nell'impresa e nel lavoro addirittura reggono più degli uomini. Questo è veramente un successo, una dimostrazione di potenzialità che l'altra metà dell'universo può dare alla società e alla comunità.
Assessore, tu nel tuo intervento, diciamo che questa iniziativa si è divisa in due parti, una parte magari più spettacolare anche per così coinvolgere maggiormente le persone, ma c'è stato un momento di approfondimento dove tu ovviamente sei intervenuta e dove in sala aleggiavano un po' i fatti di attualità, di cronaca di queste settimane, di questi mesi. Si è riparlato di rubi e di tante vicende un po' negative, abbastanza negative. Ecco, la tua riflessione, il tuo pensiero su queste vicende. Rubi è una. Si riesce a parlare di rubi perché è una. Di fronte a rubi ci sono migliaia di donne che si affermano sul proprio campo per merito. Tu hai ricordato Anselmi. Nessuno parla. Tina Anselmi è stata in Italia il primo ministro donna nel 1976, una donna impegnata inizialmente sulla resistenza, poi nella Democrazia Cristiana, che si è affermata per militanza politica, per preparazione. Infatti era laureata in lettere, un'insegnante, è diventata ministro del lavoro, successivamente ministro della sanità, ha portato avanti la riforma che oggi ci dà il nostro servizio sanitario nazionale pubblico. Tina Anselmi è da ricordare quando parliamo di donne in politica. Quindi le altre mettiamole un po' da parte, quelle diciamo che conquistano le pagine dei giornali in queste settimane. La TV, le cronache, i telegiornali alla fine sono piene di notizie quasi sempre negative. Diciamo che la cronaca nera fa più scalpore della cronaca rosa. Credo sia da limitare a questo. Grazie, grazie. Allora, in questa edizione del premio voluto dall'Associazione Insieme per Nemole è stata premiata un'attività imprenditoriale artigianale importante di livello. Siamo in compagnia della titolare, di chi l'ha ideata, l'ha fondata e la sta portando avanti, Francesca Francolino. Insieme alla collega Sandina Montesano, che siamo in due, siamo in società. Benissimo, quindi... allora ricordiamo anche Santina. Allora, la seconda parte della manifestazione si è colorata, si può dire. Di una bellissima sfilata con tante belle ragazze, ma soprattutto anche con dei capi molto belli. Ecco, partiamo da quest'ultimo dato, dalla sfilata, e quanta pazienza ci vuole per organizzare una sfilata? Ma in effetti questa è stata abbastanza improvvisata, cioè ci abbiamo lavorato tanto, però comunque l'abbiamo preparata in 10 giorni, quindi però ci abbiamo lavorato tanto. Le ragazze poi sono state molto carine, molto spontanee, poi una cosa semplice, niente di particolarmente architettato, insomma. No? Che effetto fa ricevere un premio a Nemoli? Tu la tua attività è a Rivello, ecco, vuol dire che le buone idee non hanno confini, non hanno campanile? Noi veramente è quello che ci auspichiamo in questi paesi così piccoli, soggetti allo spopolamento continuo, è quello di proprio di metterci insieme, di paesi così piccoli, soprattutto come sono Nemole e Rivello. Se riescono a mettersi insieme, forse qualche possibilità in più ce l'abbiamo di sopravvivere. Signora, abbiamo detto la maglieria Penelope, com'è nata quest'idea? Di solito queste grandi idee nascono in pizzeria, nascono magari passeggiando lungo un viale, magari si accende la lampadina, nel caso di Penelope invece? Nel caso di Penelope eravamo ragazzine e niente, c'era questa idea di fare qualcosa di proprio. Allora era più facile anche rispetto ad oggi trovare un altro tipo di lavoro, noi l'abbiamo proprio voluto. E niente, poi ci siamo informati e mi ricordo che c'era un corso di formazione che si faceva a Castelgrande, vicino a Potenza, ed era un corso per maglieria. Abbiamo detto perché no, proviamo, insomma, l'abbiamo fatto, ci è piaciuto, ci siamo entusiasmate e abbiamo portato avanti questa cosa, quindi diciamo... Forse se ci fosse stato un altro corso avremmo forse fatto un'altra cosa. Ecco. Quindi tu stai spezzando una lancia verso i corsi di formazione, sai bene
le polemiche che ci sono intorno a questi corsi che non servono a niente, non formano, però poi vi sono dei casi in cui sono una spinta. Sono talmente rari, cioè nel senso che noi avevamo non ne vale già, la pena. No, assolutamente. Noi avevamo già l'idea di fare e poi quello è stato uno spunto, ma se vuoi partire dal corso di formazione per fare, assolutamente no. Infatti non abbiamo una attività partita per il corso di formazione, insomma, no? No, certo, assolutamente. I primi mesi di questa attività, sicuramente forse una prima fase molto positiva, la novità, insomma, poi ecco, la fase più difficile quanto è stata? Se magari c'è stata una fase difficile, sicuramente la sì. La fase più difficile diciamo che forse è proprio oggi, cioè la fase più difficile è oggi, anche se siamo conosciuti sul territorio, lavoriamo bene anche con i paesi limitrofi, sicuramente non solo con Rivello. Però oggi è una fase difficile perché è difficile proprio il periodo, è difficile avere un'attività propria, oggi è difficile, quindi è difficile anche per noi. I vostri capi sicuramente stanno vestendo cittadini di Rivello, della Valle del Noce, e fin dove sono arrivati in questi quanti anni? Sono 23. 23 anni. Ecco, in questi 23 anni i vostri capi sono arrivati dove? Ma sono arrivati pure in Brasile, sono arrivati pure in Colombia, sono arrivati, se parliamo del singolo capo è arrivato dappertutto. Se parliamo invece di un mercato stabile, diciamo che lavoriamo bene con Napoli, perché abbiamo tanti clienti napoletani che ci fanno fare pure le spedizioni e quindi cerchiamo di lavorare per tutto l'anno, non solo con il periodo estivo, poi pure Roma e poi abbiamo il mercato locale, Trecchina, Nemoli, Lago Negro, Lauria, Rivello, Maratea, insomma i paesi, anche perché questo è un tipo di attività che non trovi più, cioè non c'è più negli altri paesi. Perché la scelta Penelope? Sappiamo che Penelope era la persona che il giorno filava e la notte sfilava, mica voi fate così, no? No, però banalmente abbiamo scelto questo proprio perché sì. Forse era anche un nome al femminile, anche un nome al femminile. Beh, forse allora non ci avevamo manco pensato a questo. E in conclusione, signora, questa sera sono state messe in evidenza le difficoltà che hanno le donne nell'affermarsi. Ecco, se volessimo estrapolare una difficoltà, sicuramente ci sono più di una, ma una difficoltà che avete notato nell'andare avanti, o voglio dire, se questo tipo di attività fosse stato fatto da uomini era la stessa cosa? Sì, no, a livello di uomini e donne non penso che abbiamo avuto problemi legati all'essere donna, abbiamo avuto altri tipi di problemi per un'attività su questo territorio, reperimento di materie prime, di attrezzature, di fare aggiustare una macchina se si rompe diventa un problema, ma non legato al fatto di essere donna. Di essere donna a livello individuale, nel senso che comunque devi conciliare questo tipo di lavoro molto impegnativo, perché comunque stai là 10 ore al giorno con tutto il resto della famiglia, ma questo lo fai anche in un altro tipo di lavoro. Davvero, in conclusione, le attività, le partite IVA, il popolo delle partite IVA, così come viene definito, è quello che ha il polso reale, vero, dell'economia del paese, quindi dell'economia nel nostro caso italiana. Ecco, al di là del settore specifico della maglieria, ecco, come un'imprenditrice sta vivendo questi due o tre anni, insomma, di difficoltà? Indubbiamente lo senti a livello economico, lo avverti anche a livello personale, cioè quello che a me colpisce per esempio è che noi siamo a contatto quotidianamente con la gente, chi viene per comprare, chi viene perché c'hai la porta aperta e quindi viene perché vuole farsi la chiacchiera, cioè la gente è triste, cioè la tristezza che tu vedi in giro, al di là se può spendere o no, ma questa tristezza, io lo dico sempre, pure quando torno a casa spesso con mio marito, dico, a me quello che mi spaventa è la tristezza, una certa rassegnazione, la gente è triste, cioè che tu non sai come muoverti, cioè quella apatia, la voglia di non fare, la rassegnazione di non saper che fare, cioè questo è che mi terrorizza. Il periodo triste lo passi, magari lo attraversi, ma sta stasi è così, è brutto. Aprirebbe nuovamente questa attività? Oggi. Forse oggi no, cioè se lo dovessi fare oggi no, cioè oggi vado avanti perché ce l'ho, perché ci ho lavorato tanto, perché l'ho avviata e mi dispiace anche perché non saprei più che fare a 47 anni, no? Ma se dovessi consigliare a una ragazza di aprire oggi in questo territorio,
spopolato, che quello è il problema, direi forse è meglio di no, anche se non saprei dirle l'alternativa però, obiettivamente non saprei che altro dirle, cioè non fare questo, fai un'altra cosa, oggi è... La valigia. Alla valigia, ma oggi siamo sicuri che fare la valigia? Io ho tante mie coetanee che hanno i figli più grandi di me che vivono già oggi questo problema, cioè nel senso che hanno fatto la valigia, sono al nord, guadagnano 800 euro al mese e la mamma continua a mandargli i soldi per poter vivere in città. Cioè io spero che fra 10 anni che io avrò questo problema con le figlie più piccole magari la situazione è un po' cambiata e quindi che non, cioè non ti trovi ad affrontare questa cosa che è terribile. Cioè qua non hai che fare, in città ti continuo a mantenere io perché non riesci più a mantenerti anche lavorando, è terribile. Grazie, grazie.